si può educare alla cooperazione internazionale? La risposta è certo che sì, soprattutto se consideriamo gli studenti rifugiati come una risorsa. Il caso del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, raccontato da Maria Chiara Billi, con lei c'è anche Bashir Elias, che dai 16 ai 18 anni lo ha frequentato. Giusto? A voi la parola. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, grazie alla dottoressa Stannella per averci invitato oggi. Colgo anche l'occasione di portare i saluti della nostra presidente, l'ambasciatore Cristina Ravaglia, e del nostro rettore, il dottor Khaled Helmetal. Dunque, i collegi del Mondo Unito sono 18 collegi in tutto il mondo e, diversamente da quello che si pensa, non sono delle realtà di ricchi che vivono in un'elite, anzi tutto il contrario. Sono collegi che mettono assieme studenti tra i 16 e i 18 anni, nel nostro caso in altre scuole anche più giovani, provenienti da tutto il mondo e da background molto molto diversi, sia dal punto di vista culturale che sociale e anche economico. Difatti i nostri ragazzi non vengono mai valutati dal punto di vista delle loro risorse finanziarie, quindi dall'ISE, ma per le loro capacità. E tra questi studenti abbiamo anche dei rifugiati, c'è un programma internazionale che tutti i collegi hanno e che fa sì che ci siano almeno ogni anno uno studente per ogni collegio. Noi ormai a Duino, nel Friuli Venezia Giulia, è l'unico collegio in Italia, abbiamo ormai da 41 anni uno studente rifugiato all'anno. Gli studenti all'interno di questo collegio non solo si occupano di una parte accademica e ricevono un diploma che si chiama International Baccalaureate Diploma, ma fanno anche delle attività sociali volte ad aiutare la comunità. Ma venendo un po' più nel vivo della questione, di quello che hanno anche trattato i relatori precedenti in maniera molto molto chiara, nei collegi noi valutiamo lo studente, il giovane ragazzo, ma anche in particolare il rifugiato, quale risorsa. Ormai si parla sempre di rifugiato come risorsa, ma forse senza capire veramente il perché, veramente cosa possa fare. Noi abbiamo studenti che vengono educati alla comprensione dell'altro, cioè in questi due anni ci sono studenti provenienti, nel nostro caso, da 82 paesi diversi del mondo, su 177 studenti in questo biennio. Sono studenti che sono anche russi, ucraini, israeliani, palestinesi, che si ritrovano a vivere 24 ore su 24 dentro delle residenze, andare a scuola, ed entrano veramente in contatto con quelle persone delle quali magari anche a scuola avevano sentito o percepito come il nemico. E dopodiché si trovano di fronte a un essere umano. Quindi lo scopo dei collegi non è quello soltanto di ottenere un diploma e poi andare all'università, eccetera, ma è quello di essere educati alla comprensione, credo che comprensione sia la parola più giusta, della realtà di altre persone provenienti da altri paesi. La bellezza del nostro collegio è che noi riusciamo a capire le difficoltà immani che certi giovani incontrano. Abbiamo studenti, ne abbiamo diversi esempi, che sono venuti in Italia via mare, che hanno vissuto in campi profughi, che hanno vissuto atrocità e che grazie all'illuminazione, direi, alla perspicacia di certi educatori, hanno conosciuto la realtà dei collegi. I collegi non valutano lo studente in base alla quantità di grammatica italiana o a livello di inglese, ma sono in grado di capire le skills che questi giovani hanno, la capacità di avere un impatto vero sul mondo.
Quindi quando parliamo di risorse non parliamo di una parola così aleatoria, parliamo di persone. Abbiamo uno studente, Ibrahim, che di recente ha preso parte a un nostro evento, che ha raccontato che a un certo punto nella sua vita ha dovuto scegliere se andare a lavorare o investire i suoi anni preziosissimi e le sue poche risorse nell'istruzione. E quello che ha deciso è stato mandare una lettera alla nostra Commissione Nazionale Italiana spiegando la propria situazione, e ha deciso di venire a studiare perché ha capito che l'istruzione è l'unica arma, l'unica, veramente l'unica possibilità per fare la differenza, per avere un diverso tipo di vita. Quindi io non mi dilungherò troppo perché abbiamo qui la testimonianza di un nostro alumnus, nonché membro essenziale, pupillo della nostra commissione italiana. Ma quello che voglio dire è, se ci sono qui anche educatori o facenti parte di varie organizzazioni, è importante che cerchiamo di individuare questi giovani studenti, queste giovani risorse, e chiediamo loro di fare domanda. Noi abbiamo ogni anno un bando, giugno-luglio, che cambia attraverso insomma le borse di studio, ma che decidano di prendere questa decisione, di decidere per il loro futuro e di entrare a far parte di questi collegi. Quindi io darei la parola a Bashir, che meglio di tutti saprà parlarne. Grazie, grazie davvero, dottoressa Billi. La parola sì, a Bashir Elias. Nel frattempo dalla regia mi fanno presente di ricordare che a volte parlando ci scappano, no? Le parole irregolare, clandestino, chiaramente non sono assolutamente dei ruoli soggettivabili delle persone migranti o con trascorso migrante. Esistono persone in condizione di irregolarità, delle persone in condizione di clandestinità, e questo non è assolutamente dipendente dalla loro volontà, chiaramente, anche perché di canali regolari per entrare in Europa praticamente non ve ne sono, tranne i rarissimi casi appunto di corridoi umanitari della comunità di Sant'Egidio o altre rarissime eccezioni. Quindi mi premeva ricordare questo. La parola a Bashir Elias, che dai 16 ai 18 anni ha frequentato il collegio di Duino e ora sei a Bruxelles, vero? No, adesso ora sono, ti racconterai tu, sì, la parola a te. Ciao a tutti, allora mi chiamo Bashir Elias, io sono sbarcato in Italia a 11 anni nel 2010, e poi sono stato come maggior parte dei ragazzi minori non accompagnati nei centri d'accoglienza e case famiglie varie. Nel 2014 finalmente sono arrivato a Roma e là finalmente ho cominciato a studiare. Perché ero in una casa famiglia che si chiama la Città dei Ragazzi di Roma, che è una comunità molto, molto attiva anche con degli italiani in difficoltà, eccetera. E poi a un certo punto, siccome avevo questo desiderio di sentirmi come gli italiani, di integrarmi nella società, avevo già da piccolo fatto lo scoutismo in Egitto, sono egiziano. E allora ho cominciato ad andare al gruppo scout più vicino, e là ho conosciuto, diciamo, che adesso è diventato il mio fratello Francesco. Diciamo, lui è quello che mi ha parlato molto del collegio, perché come maggior parte di immigrati, di minori non accompagnati, a 18 anni dobbiamo andare via dalla struttura. Io ero al terzo superiore, volevo finire, volevo andare all'università, volevo continuare, ma non sapevo come fare, perché ovviamente la struttura mi hanno detto massimo puoi stare 2 mesi, 3 mesi dopo che hai fatto 18 anni, perché a noi non ci arrivano più i soldi, non ci arrivano più i fondi per quello che fai. E quindi è stato molto difficile, è stato un momento molto difficile, e quindi questo che poi è diventato mio fratello, questo Francesco, mi ha detto guarda che esiste un collegio che sto facendo anch'io la domanda, che si chiama Collegio del Mondo Unito. E poi mi ha invitato a cena, che è un collegio dove vengono tutti i ragazzi da tutto il mondo, eccetera. Io dicevo sì, ma là in che lingua si parla? E io ho fatto scuola professionale, quindi non ho fatto il scientifico, non ho fatto il classico, non parlo neanche italiano bene, non conosco l'inglese, non conosco bene la matematica. E lui dice no, perché comunque il collegio non è,
non ti scelgono a base perché sei il più bravo della scuola, ma perché ti scelgono perché vedono in te qualcosa che possa dare alla comunità e a vivere questi 2 anni, e più comunque non hai altre opzioni, quindi è meglio provarci che mai. E quindi io ho fatto una domanda e sono stato selezionato, nonostante comunque la mia grande difficoltà scolastica, proprio perché ovviamente cioè, sentendo venendo qui in Italia da piccolo eccetera, non ho fatto tutte le scuole come si doveva eccetera, avevo comunque qualche difficoltà, però mi piaceva studiare e quindi questo ha aiutato un po' la cosa, che insomma che vada avanti. E poi quindi sono stato selezionato, sono stato al collegio 2016-2018, diciamo che è stata, penso, l'esperienza più bella della mia vita. Perché? Perché per la prima volta veramente mi sono sentito come gli altri, perché mi sono sentito, eravamo tutti diversi e uguali. Nel senso che io in una classe, solo per spiegarvi, in una classe di storia, eravamo circa 18 ragazzi. In questi 18, io alla mia destra avevo la figlia dell'ex ministro danese. Alla mia sinistra avevo invece il rifugiato che viene dal Sud Sudan, che non aveva mai visto l'elettricità prima. E c'era il rifugiato italo-egiziano, egiziano in Italia. E quindi praticamente già non una classe, poi ovviamente tutti gli altri 15 erano già tutti diversi dall'Afghanistan, dal Pakistan, dalla Corea del Nord, dalla Corea del Sud. Quindi è già non una classe così, 18 ragazzi, c'era una diversità immensa che secondo me era la ricchezza più bella che ho mai avuto. Perché per la prima volta ho detto, ma infatti ce la posso fare, ma non perché sono speciale, ma perché ce la posso fare, ci sono gli altri, siamo tutti in difficoltà, ma c'è anche qualcuno che è là, che ci aiuta, che ci incoraggia a fare le cose come si deve. E quindi questo è l'episodio, diciamo, più che mi resta veramente nel cuore per sempre. E poi ovviamente la difficoltà linguistica, comunque io sapevo l'inglese ma 10 parole, e là andare a studiare 6-7 materie completamente in inglese non era facile. Cioè io il mio primo anno, mi ricordo, avevo massimo 2, e queste 2 le avevo in italiano, diciamo il sistema di voti era al massimo 7, e quindi ovviamente mi trovavo in grande difficoltà. Però ho visto, cioè i professori, tra il collegio, che aveva fatto tutto un comitato per aiutare appunto i ragazzi che erano più in difficoltà. C'erano anche gente che magari, siccome venivamo tutti da background molto diverso, e quindi ovviamente c'erano dei professori che magari aiutavano alcuni che si sentivano un po' più in difficoltà in una materia o l'altra. E quindi diciamo che il collegio per me è stata una salvezza, perché innanzitutto io ho vinto una borsa di studio, mi davano anche un project money, diciamo, mensile, per insomma magari uscirne una volta, 2 volte, andare a cena fuori con gli amici. E quindi diciamo per me è stato l'unico 2 anni dove sono stato tranquillo, perché non dovevo pensare a lavorare ma invece investire tutto sullo studio. Perché io ho fatto prima la scuola professionale, perché andavo alla scuola la sera e la mattina lavoravo, e quindi ovviamente e là mi sono trovato al tempo pieno a solo studiare. Una volta ho finito il collegio, ovviamente là si studia l'IB, che è il baccalaureato internazionale, che diciamo un diploma che viene riconosciuto da quasi tutti i paesi del mondo, visto che eravamo tutti un po', veniamo da tutto il mondo. E grazie anche al collegio ho avuto un'altra borsa di studio per studiare a Roma, e ho cominciato a studiare, ho finito la triennale in economia dello sviluppo e relazioni internazionali. E poi avevo questa voglia di, comunque era arrivato fino a là e volevo ancora fare qualcosa di più, perché avevo la voglia ma anche in qualche modo il dovere di dare qualcosa indietro a questo paese, no? Perché comunque in qualche modo io sono arrivato in Italia con le mutande,
E adesso ne parlo 5 lingue, e ho la mia vita, ho la mia... quindi... ho dei amici che chiamo famiglia e ci tengo tantissimo a ogni persona che ho incontrato qui, e quindi ovviamente ho avuto altre opportunità per studiare all'estero, ma come non sono cittadino europeo ancora, non sono cittadino italiano, purtroppo vado solo per dare gli esami, ma sono a Roma fisicamente. Grazie. Grazie Bashir per questa testimonianza, però mi permetto di dire che non sei tu a dover ringraziare l'Italia, ma è l'Italia a dover ringraziare persone. Grazie. Come te, e ancora lo deve capire l'Italia.